Quest'oggi è una giornata dedicata in qualche maniera alla formazione. Si parla del progetto Dada che da questo anno scolastico arriva nelle scuole medie di Figline e di Matassino. Che cosa vuol dire? Cosa cambia? Beh, cambia la visione della scuola, cambia il modo, la metodologia della scuola. Si riattiva l'attenzione dei ragazzi, si riattiva e si cambia l'organizzazione della scuola stessa. Il docente rimarrà dentro la propria aula, saranno i ragazzi che frequenteranno l'aula del docente, il docente personalizzerà la propria aula, quindi l'insegnante di matematica potrà inserirci i propri manufatti relativi alla geometria, la tecnologia, lo stesso, lo studio dei materiali, il disegno tecnico. Ogni aula avrà la sua strumentazione, che so, stecche, squadre per tutti, non ci saranno più da portare varie cartelline da parte dei ragazzi perché troveranno il materiale a scuola. E poi i ragazzi cambiando, non tutte le ore chiaramente, ci saranno 2-3 cambi al giorno, cambiando l'aula si riattivano quelle che sono le caratteristiche attentive, la concentrazione e questo è diciamo acclarato dalle ricerche delle neuroscienze, quindi diciamo che vogliamo promuovere il successo formativo dei ragazzi, vogliamo mettere al centro dell'azione educativa i nostri ragazzi e far sì che acquisiscano competenze che gli servono per il futuro, per il loro futuro non solo scolastico ma anche lavorativo, di cittadini di domani. Quanti ragazzi e quanti insegnanti sono coinvolti? Dunque, i ragazzi sono circa 550, distribuiti in 23 classi e i docenti sono una settantina di docenti che uno più uno meno diciamo sono qui, sono compresi naturalmente tutti e si attiva la cosiddetta personalizzazione degli apprendimenti, quindi il bambino disabile così come il ragazzo in difficoltà di apprendimento così come il superdotato direi, quindi tutti hanno il loro spazio, tutti hanno il loro modo di crescere e meglio si spera. Stiamo iniziando un percorso, siamo un po' visionari, siamo un po' infantili, non lo so, l'entusiasmo c'è, la motivazione tantissima, magari fra qualche mese o alla fine dell'anno, quando tireremo le fila, diciamo cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, perché comunque qualunque progetto ha bisogno di un monitoraggio e di una verifica finale. Quindi a giugno poi vedremo cosa cambiare, cosa migliorare.